Breus. Buonasera a tutti, belli e brutti. Overlord. Trailer, Overlord, wow. Trailer ufficiale della Paramount Pictures, grande casa cinematografica. Vuoi ricordare i più grandi successi del Paramount, Breus? Non so, se lo dico almeno uno. Della Paramount. Ne avrà fatti 10.000 di film. Vabbè, lasciamo perdere. Stendiamo un velo pietoso. Ma no, potrei dirne tanti, però non, non sai se sono della Paramount. Sono solo della Paramount. Ma vediamo questo grande film. Dai, Overlord. Tre mesi fa stavo tagliando il prato nel mio cortile. Poi arriva il postino con una lettera dell'esercito. E ora sono qui. E non ho idea di quale sarà la mia fine. Sbarco in Normandia, Breus. No, non è così. Attenzione! Le musica. Sì, sì, sì. Cos'è successo? Certe domande non hanno buone risposte. Boys, scopri che c'è dentro quell'area. Cos'è? Un lupo. Che diavolo? L'uomo lupo, forse. È grande, ritorno l'uomo lupo. Ah, no. Questo è addirittura c'è già, ma sta roba. Sembrano quasi esperimenti. Eh sì. Si usano per gli esperimenti. Non è una pensa. Devo cioè. Noi dobbiamo farlo. Insisti? Ora. Questa cos'è? Il Reich millenario richiede soldati millenari. Eh sì. Il Reich millenario. Cosa mi hai fatto? Che c'è dietro quelle mura? Cosa fate a quelle persone? Io non guarderei mai dentro. No, infatti. Ho dato uno scopo. Attenzione, Overlord. Però, interessante. Beh, sì. Sono quindi i soliti... Soliti. Ne abbiamo già visti in qualche film, però. Soliti, sì. Zombie nazisti. Zombie nazisti, anche in qualche videogioco l'abbiamo visti. Come no. E... questi esperimenti per un... Dobbiamo ricordare il mitico Wolfenstein. Beh, sì. Per dirne uno. Assolutamente, sì. E, questi esperimenti, diciamo, per un super guerriero nazista. Sì, una cosa così. Con, però con varie mutazioni. Quindi una storia alternativa della seconda guerra mondiale, chiaramente non è andata così nella seconda guerra mondiale. No, non credo ci fosse. No, forse se lo chiediamo a Roberto Giacobbo potrebbe anche saperne qualcosa in più. Mistero. Però sappiamo che volevano andare anche sulla luna i nazisti. Esatto, esatto. Però... sì, l'abbiamo visti nei Narrow Sky. Sì. Vabbè, produttore J.J. Abrams. J.J. Abrams, beh, perché grande. Si è compromesso in un'operazione così squalida? No, magari no, un uomo di successo come lui. In basta, effetti. Una macchia indelebile nella sua carriera. J.J. No, beh, la produzione sembra di qualità, insomma. Non sì, è già no, il fatto infatti. Che sia dietro la Paramount, insomma. Non... infatti, sì, sì, no. Per quello sì. Attori, ne ho forse intravisto uno sì, che uno, ho conosciuto, quello sì. Biondo? No, questo, aspetta, adesso ti faccio vedere. Quello... sono sicuro di averlo già visto, non questo, forse tu dici questo. No, no. Dicevo quello che era seduto sulla sedia. Esatto, anch'io dicevo quello seduto sulla sedia, che non riusciremo mai più a rivedere. No, vabbè, forse era prima. Sì, qua forse modificato. È questo lui. Qua comunque che sta parlando... sì, vediamo. Forse ne vedi in un'altra scena. Ecco. Eccolo qua. Dove l'abbiamo visto quell'attore? Faccia nota. Qui è tanta roba, Sì, è vero. Sinceramente non mi viene in mente dove l'ho visto, però l'ho già visto. Quindi sicuramente metteremo dove l'abbiamo visto. Comunque è l'unico attore che mi viene in mente di quelli ma visti. Ma forse anche uno di questi soldati all'inizio... ma questo sarà il protagonista, questo attore di colore, mi può sembra essere, che lui sembra... una faccia nota. Beh, anche questo, anche questo magari sicuramente sì, infatti. Sì, questo qua. Io credo di aver già visto anche lui. Sì. Non te lo ricordi, Breus? No, non me lo ricordo. Mi viene in mente quello del
Get Out, però non è ovviamente lui. Gli assomiglia però, eh? Gli assomiglia. Assomiglia. Sì, gli assomiglia, certo, però non è lui. E... Get Out, grande film, grande lo consiglio, lo consigliamo, ragazzi, sì, molto particolare. Restando sempre nel tema horror, sì, anche se un horror un po' particolare, particolare vogliamo dire, no? Sì, sì, però ci sta, secondo me, a me è piaciuto tanto. Vabbè, comunque la storia vabbè, l'abbiamo capita, sì, i tedeschi come sempre, a parte che c'è anche un fondo di verità. I tedeschi sono sempre il dottore in mezzo al plotone, quando vedi la scienza c'è sempre il dottore. È vero, che lo scienziato. Lo scienziato, ce l'hanno sempre. Ce l'hanno sempre. Vero, fa gli esperimenti, giustamente. Sta un po' di Indiana Jones a vedere una... Esatto, esatto. Vabbè, si sa che comunque i nazisti un po' ci credevano in quelle cose. No, beh, no? Certo, sì, sicuramente. Dicono che sono andati anche in India a cercare... non mi ricordo più se Shangri-La o che cosa, insomma, qualche roba dell'esoterismo, no? Certo, le origini certo della razza ariana, non so cosa cercassero esattamente. Questa è storia, cioè, sono andati su. Infatti ne abbiamo fatto quel film con Brad Pitt, se ti ricordi anche. Che andava sull'Himalaya. Ah sì, è vero, sì. Come si chiama? Grande film quello lì, me lo ricordo. Sette anni in Tibet? Sette anni in Tibet. Sette anni in Tibet, sì. Loro, se non sbaglio, erano nazisti, gli austriaci, sì, forse, sì, non ricordo. Vabbè, comunque... poi non so se la storia è proprio andata così, se erano romanzati. Sì, comunque loro comunque sempre stati... Sì, cercavano il Santo Graal, la lancia di Longino, tutti questi oggetti mitologici. E più i vari esperimenti che facevano. E più i vari esperimenti. Insomma, sicuramente avevano... I gemelli... Avevano passione, diciamo, per l'argomento esoterismo in generale. Quindi che facciano anche questi esperimenti... Ci può stare, sì, diciamo, ci sta. Di sicuro non è andata proprio così, ma... Ambientata nella seconda guerra mondiale, comunque. Sì, beh, Overlord, sai, Operazione Overlord, lo sbarco in Normandia, perché non sapesse il nome dell'operazione militare. E qui vediamo. Solo che loro non sono arrivati a fare lo sbarco. No, sono passati, ma sono i primi passi, prima di sbarcare prima, hanno paracadutato un po' di soldati, per cui, effettivamente... E poi qui la famosa stanza. La stanza, che è un buco che non devi guardare mai. Esatto. Poi cosa ci servono? Gli esperimenti. I super guerrieri, i mutanti. Ma tu sei sicuro che non è l'attore di Get Out questo qua? Io sono sicuro. Mi sembrava bene. Molto più con le narici grosse, se devo essere sincero. Parlo bene quando arriva. No, non è lui. No, sono sincero. Basta. No, non è lui. Vabbè, dai. Anche gli occhi un pochino più a palla. Vabbè, dai. Film interessante. Sì, da vedere. J.J. Abrams, speriamo che non abbia fatto la cazzata, come dici te. Sì, però... ci ha messo i soldi, Però un investimento... Vabbè, se ci ha messo i soldi, comunque vuol dire credere. Ci crede, progetto. Ci crede, sì. Ok, dai. È scritta molto da videogioco. Sì, è vero, da proprio Wolfenstein 3D, Sembrava veramente quello il carattere. Vabbè, dai. Uscirà l'anno prossimo. No, lo so. Non lo dice. Vabbè, 2018 nel titolo, vediamo. Non lo dice, la regia è Giulio Savary. Famosissimo. Un saluto anche a Billy Ray. Comunque. Billy Ray che ha fatto soggetto di sceneggiatura. Va bene, dai. Dai, alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.